cercare di farsi capire. Vide la gente voltarsi come se non dovesse capirlo più, e quando lo legarono alla barella che era caduto in catena, gridando basta, basta, per carità, lui s'accorse tutt'a un tratto di esser diventato matto, che una porta gli si apriva e la mente gli sfuggiva. E quando vide le facce dei dottori chinati a fargli domande, eran parole vuote di un'altra realtà. E quando lo calmarono con le scosse, perché gridava e piangeva, rivoglio i miei vestiti, la libertà. Lui s'accorse tutt'a un tratto che significa esser matto, senti chiude un cancello ed insieme il tuo cervello. E quando cominciarono le prime botte, perché provava a scappare per la paura e il dolore, non provò più. E quando sistemarono il suo cervello come una vecchia rotella, buona per obbedire e dire sì, lui sentì che la sua rabbia si annegava nella sabbia, perché al posto del cervello c'era un numero d'appello. Oggi ormai non piange né sorride, né pensa né può pensare, è un gran bravo internato sterilizzato, e s'accorge solamente d'esser privo della mente, e che al posto del cervello ci sta un numero d'appello, e s'accorge solamente d'esser privo della mente, e che al posto del cervello ci sta un numero d'appello, e s'accorge solamente d'esser vivo della mente.